Con il titolo Battipaglia non dimentica si è svolto questa mattina presso il Salotto Comunale l'evento in sinergia con l'amministrazione che ricorda il trentennale delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, con Libera e con il coordinamento campano dei familiari delle vittime di criminalità. Hanno partecipato le scuole di Battipaglia. Nel corso dell'evento molto apprezzata la testimonianza di Anna Maria Torre, figlia di Marcello Torre. Abbiamo voluto dare un segnale importante qui nella nostra comunità, ancora una volta invitando prima di tutto i ragazzi delle scuole di Battipaglia. A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via d'Amelio, due eventi drammatici che hanno sicuramente scosso le coscienze di tante persone. Momento determinante nel contrasto alla criminalità organizzata. Noi oggi vogliamo non solo testimoniare, non solo trasmettere i ricordi ai nostri ragazzi che sono giovanissimi, quindi non possono essere a conoscenza di quel che è accaduto, ma vogliamo soprattutto dare loro il messaggio che la cultura, quindi l'istruzione, sono gli strumenti fondamentali per cambiare la mentalità delle persone e quindi per non essere indifferenti a ciò che accade intorno a noi. Ricordiamo le stragi di Capaci e Via d'Amelio dopo 30 anni e diciamo, cogliamo questa occasione per far capire in che modo i ragazzi possano trasformare la memoria in impegno, trasformandosi in dei cittadini attivi. Il futuro, secondo Libera, si costruisce attraverso la memoria e quindi attraverso il ricordo e l'impegno, appunto, che si basano appunto sulla memoria e sul ricordo di quello che è successo in passato. Mai dimenticare, anzi, questi esempi, così come mio padre, ma come che sono, io non li chiamo eroi, ma semplicemente loro sono vittime consapevoli, che sapevano il pericolo che andavano incontro, eppure non si sono sottratte. Tengo anche a dire un'altra cosa, come l'ho detto all'assessore poc'anzi, oggi per me è una giornata particolare, nella misura in cui il 30 maggio Marcello Torre scrisse la lettera testamento e da allora noi non ci siamo mai arresi, così come non si sono mai fermate le iniziative su Falcone, su Borsellino e su tutti questi eroi civili. Ma la memoria non basta più. Fare la memoria intesa come retorica, deve andare oltre, deve andare oltre lo steccato e far sì che le nuove generazioni, che sono il presente e non il futuro, abbiano coscienza dei diritti civili che, no, per cui noi lottiamo. Chi non fa non ha mai paura. Cioè, meglio, ma io ho più, diciamo, non tenerezza, mi fanno quasi pena, diciamo così, gli omertosi, chi si gira dall'altra parte e dice, vabbè, ma che me, puntini puntini, non è compito mio. Ma non è così, perché se tu sei un cittadino attivo, consapevole sul tuo territorio, non puoi essere omertoso né tantomeno non far parte di una cittadinanza attiva. Altrimenti si viene meno ai diritti costituzionali.